Gianni Rodari è stato un grande intellettuale e il più grande scrittore di favole e filastrocche del Novecento italiano. Questo podcast è dedicato a lui. Gli rendiamo omaggio nell'anno del centenario della sua nascita e a 40 anni dalla sua morte. Vanessa Roghi, autrice di Lezione di Fantastica, storia di Gianni Rodari, spiega che ci vorrebbe più Rodari per tutti. E noi siamo d'accordo. Cos'altro dire di Gianni Rodari in questo anno in cui abbiamo festeggiato i suoi 100 anni, ma abbiamo anche commemorato l'anniversario della sua morte? Io credo che dobbiamo continuare a dire che è uno dei più grandi autori italiani del Novecento e che dobbiamo continuare a leggerlo da grandi e da bambini, e soprattutto noi grandi dobbiamo leggerlo ad alta voce ai bambini, perché la lettura di Rodari ad alta voce credo che sia veramente l'adempimento di quella speranza che lui ci offriva nella fine del preambolo della grammatica e della fantasia, quando diceva: tutti gli usi della parola a tutti. Mi sembra un bel motto dal bel suono democratico, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo. Quindi più Rodari per tutti, sempre, e non solo nell'anno del suo centenario. Gianni Rodari è nato in Piemonte, a Omegna, sul Lago d'Orta, nel 1920. Finiti gli studi, ha iniziato a insegnare in diverse scuole della provincia di Varese. Ha collaborato con diversi giornali. Nella sua carriera ha composto decine di opere per l'infanzia. Ne ascoltiamo alcune, raccontate dalla voce di Chicco e Betty Colombo. Lo Zampognaro di Gianni Rodari. Se comandasse lo Zampognaro che scende per il viale, sai che cosa direbbe il giorno di Natale? Voglio che in ogni casa spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle d'oro e d'argento. Se comandasse il passero che sulla neve zampetta, sai che cosa direbbe con la voce che cinguetta? Voglio che i bimbi trovino, quando il lume sarà acceso, tutti i doni sognati, più uno, per buon peso. Se comandasse il pastore del presepe di cartone, sai che legge farebbe firmandola col lungo bastone? Voglio che oggi non pianga nel mondo un solo bambino, che abbiano lo stesso sorriso il bianco, il moro, il giallino. Sapete che cosa vi dico io che non comando niente? Tutte queste belle cose accadranno facilmente. Se ci diamo la mano, i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno. Si sta concludendo l'anno dedicato a Gianni Rodari. L'anno dedicato alla sua nascita 100 anni fa e alla sua scomparsa 40 anni fa. Ma Gianni Rodari resterà sempre con noi perché ci ha donato un libro molto importante, la sua eredità, La grammatica della fantasia. Un libro che ci permette di inventare, scrivere, leggere, capire, comprendere le storie infinite della nostra vita. Il pelle rossa nel presepe. Il pelle rossa con le piume in testa e con l'ascia di guerra in pugno stretta. Com'è finito fra le statuine del presepe, pastori e pecorine, e l'asinello e i maghi sul cammello, e le stelle ben disposte, e la vecchina delle caldarroste? Non è il tuo posto. Via, toro seduto. Torna presto da dove sei venuto. Ma l'indiano non sente. O fa l'indiano? Ce lo lasciamo, dite? Fa lo stesso? O darà noia agli angeli di gesso? Forse è venuto fin qua, ha fatto tanto viaggio, perché ha sentito il messaggio: pace agli uomini di buona volontà. Il mago di Natale. Se io fossi il mago di Natale, farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento, dalle piastrelle del pavimento. Ma non l'alberello finto di plastica, dipinto, che vendono adesso a lupi. Un vero abete, un pino di montagna, con un po' di vento vero impigliato tra i rami, che mandi profumo di resina in tutte le camere, e sui rami i magici frutti, regali per tutti. Poi, con la mia bacchetta me ne andrei a far magie per tutte le vie. In Via Nazionale farei crescere un albero di Natale carico di bambole d'ogni qualità, che chiudono gli occhi e chiamano papà, camminano da sole, ballano il rock and roll e fanno le capriole. Chi le vuole, le prende. Gratis, si intende.
in piazza San Cosimato faccio crescere l'albero del cioccolato, in via del Tritone l'albero del panettone, in viale Buozzi l'albero dei maritozzi e in largo Susanna, Santa Susanna, quello dei maritozzi con la panna. Continuiamo la passeggiata? La magia è appena cominciata. Dobbiamo scegliere il posto all'albero dei trenini. Va bene piazza Mazzini? Quello degli aeroplani lo faccio in via dei Campani. Ogni strada avrà un albero speciale e il giorno di Natale i bimbi faranno il giro di Roma a prendersi quel che vorranno. Per ogni giocattolo colto dal suo ramo ne spunterà un altro, dello stesso modello o anche più bello. Per i grandi, invece, ci sarà, magari in via Condotti, l'albero delle scarpe e dei cappotti. Tutto questo farei se fossi un mago. Però non lo sono. Che posso fare? Non ho che auguri da regalare. Di auguri ne ho tanti. Scegliete quelli che volete. Prendeteli tutti quanti. Tanti auguri da Betty e da Chicco Colombo.